Ciao, bentornati in un nuovo video o benvenuti se è la prima volta che passate di qua. Io sono Anna, sono un'insegnante di lingue e su questo canale cerco di dare dei consigli, dei suggerimenti a chi sta cercando di imparare una lingua da autodidatta o vuole affiancare del buon lavoro a casa in autonomia ad un corso più tradizionale. Oggi, essendo ancora nel mese di settembre, voglio concludere un pochino il discorso che avevo affrontato nel video precedente. Nel video precedente avevamo visto insieme come trovare il corso di lingue più adatto alle nostre esigenze. Ve lo metto qua da qualche parte in modo che se non l'avete visto potete andare e farvi riferimento. Oggi vorrei concludere questo discorso dedicando invece qualche minuto alla scelta dell'insegnante. Essendo, come dicevamo, settembre, tutte le scuole, grandi o piccole che siano, tutte le scuole di lingue ricevono tantissime chiamate, tantissimi contatti per informazioni relative ai corsi e spesso tra le informazioni viene richiesto, a torto o a ragione, comunque viene richiesto se l'insegnante è madrelingua oppure no. Ora, questa domanda, devo essere sincera, viene fatta sempre meno, per fortuna. Io non ho nulla contro gli insegnanti madrelingua, purché siano, come viene richiesto dalla persona che sta chiamando, che ci sta contattando, purché siano insegnanti. Spesso queste persone sono madrelingua, ma non sono insegnanti. Sono persone che magari si sono trasferite in un altro paese, hanno questa capacità linguistica e decidono di approfittarne, giustamente li posso capire, per farlo diventare un lavoro. Essere madrelingua però non implica essere insegnante. Sarebbe come dire che siccome noi siamo italiani, allora tutti gli italiani possono essere insegnanti di italiano. Ovviamente vedete anche voi che non è così, non può essere così. Perché se noi pensiamo, non lo so, a nostra mamma, un nostro zio, una cugina, qualsiasi persona che parla italiano mediamente bene, molto bene, vedete già c'è una differenza. Ma anche nel caso in cui lo parlasse molto bene, sarebbe in grado di insegnarlo? Non lo so, io per esempio sono un insegnante. Sono un'insegnante italiana, io ho molte difficoltà a insegnare l'italiano. Perché io l'italiano, essendo la mia lingua madre, l'ho imparato in un altro modo. E non so il perché di certe strutture, non so il perché di certi funzionamenti linguistici, cosa che invece mi capita di sapere per quanto riguarda la lingua inglese e la lingua francese, perché? Perché le ho studiate più approfonditamente. Quindi va benissimo l'insegnante madrelingua, nessuno sta dicendo di no, anzi, purché, ribadisco, sia effettivamente un insegnante. Oltretutto, l'insegnamento, perlomeno per come la vedo io, è tanto vocazione, esperienza, capacità di adattare le proprie conoscenze e le proprie, come si può dire, il proprio stile di insegnamento alla persona che abbiamo di fronte, perché non tutte le persone imparano nello stesso modo. C'è chi preferisce un approccio più grammaticale, chi preferisce un approccio invece basato di più sulla conversazione. Sono cose di cui un buon insegnante deve tener conto. Quindi, ripeto, vocazione, esperienza, logicamente conoscenza linguistica. Se un madrelingua possiede anche tutte queste qualità, avete fatto bingo, questo è il 100%, non si potrebbe desiderare di più. Ma capite che questo è anche il motivo per cui, per come la vedo io e come me e tanti altri insegnanti, non è fondamentale che sia un insegnante madrelingua. Ovviamente questa persona dovrà aver raggiunto un livello linguistico molto alto, per permettere anche a voi di poterlo raggiungere. Ma un insegnante che non è madrelingua è innanzitutto insegnante, quindi ha dalla sua l'esperienza e tutte queste strategie. Secondo, è già passato lui o lei per prima attraverso quello
che state passando voi adesso. Queste cose le ha già dovute studiare, le ha già dovute apprendere, quindi è in grado di trasmettervi determinate strategie per fare in modo che voi non cadiate negli stessi trabocchetti in cui è caduto lui o lei, se stiamo parlando di un'insegnante donna. Capite che quindi è diverso, anzi, in un certo senso mi può anche aiutare di più, perché questa cosa io ti posso dire, guarda, tendenzialmente noi italiani, quando impariamo l'inglese, facciamo questo errore. Attento, questa è una cosa che un madrelingua non vi può dire, perché un madrelingua non lo sa. D'accordo? Quindi bisogna fare attenzione un pochino a tutto. Questo principalmente. Un'altra cosa a cui posso prestare attenzione è indubbiamente il livello a cui voglio arrivare. Se io parto da un livello zero, nel senso che non ho proprio mai assolutamente utilizzato quella lingua, ancor meno, voglio dire, il fatto che il mio insegnante sia madrelingua, francamente, è secondario, perché io al momento ho bisogno delle basi e di capire bene le basi. Oltretutto, tenete presente che nelle scuole, per esempio, americane piuttosto che inglese, non si studia la grammatica. Di conseguenza, molti madrelingua, per questo io insisto, sono io la prima a dire, quando si è già a un livello molto alto, rivolgetevi a un madrelingua, ma attenzione che sia insegnante, perché, vi ripeto, nelle scuole americane soprattutto non viene prestata tantissima attenzione alla grammatica e infatti i madrelingua parlano facendo spesso anche e scrivono anche facendo spesso degli errori. Ora, se voi state studiando la lingua per motivi di lavoro o per motivi accademici, non potete permettervi di fare quello stesso tipo di errore. Avete bisogno di parlare il più possibile in modo corretto. Non so se spero di essermi spiegata. Logicamente, se invece partite da un livello già molto alto, un B2, C1, allora effettivamente rivolgetevi a un madrelingua perché quello di cui avete bisogno non è più una base, la base ce l'avete già, ne avete anche una buona base, anzi, probabilmente avrete una base grammaticale che è superiore a quella di molti madrelingua. Quello che vi manca può essere che siano quei piccoli modi di dire, quelle piccole strategie che effettivamente soltanto un madrelingua può passarvi. Quindi in quel caso ben venga, ma sotto il livello B2, la cosa che vi deve interessare maggiormente è quella di avere a che fare con un insegnante qualificato, quindi un insegnante come minimo laureato e un insegnante che abbia raggiunto un livello linguistico anche alto, ma non necessariamente madrelingua. Non so se ripeto, io non sono assolutamente contraria ai madrelingua, anzi sono io la prima quando qui si presenta qualcuno che ha già un livello linguistico elevato, sono io la prima, ripeto, a dire no, vai e cerca un insegnante madrelingua, ma mi raccomando, attenzione che sia un insegnante, perché non tutti possono insegnare se non sono stati loro i primi a essere studenti, perché no? Mettiamola anche così. Inoltre, tenete presente che dipende anche per quale motivo voi state imparando l'inglese, perché l'inglese è parlato da milioni e milioni di persone, ma di questi milioni e milioni di persone, solo un quarto di loro sono effettivamente madrelingua. Americani, australiani, irlandesi, britannici, forse così, canadesi, sudafricani, eccetera, eccetera. Tutti gli altri in realtà sono persone che hanno imparato l'inglese esattamente come voi, quindi loro stessi non avranno un livello madrelingua, assolutamente. Hanno magari un livello medio-alto, magari anche alto, ma comunque stiamo parlando di persone che usano la lingua come lingua franca, quindi che usano la lingua per le loro comunicazioni, che siano di lavoro, che siano accademiche, quello che volete, ma in modo da potersi capire, non necessariamente madrelingua. Quindi anche questa cosa può essere che non sempre abbiate a che fare nel vostro lavoro con dei madrelingua, ma con altre persone che parlano l'inglese per il lavoro esattamente come voi. Quindi imitare un madrelingua potrebbe essere relativamente utile. E poi un madrelingua quale? Un madrelingua americano? Un madrelingua inglese? Un madrelingua australiano? Un madrelingua irlandese?
tutte queste persone parlano inglese come madrelingua, ma ovviamente lo parlano tutte a modo loro, tutte in modo diverso, perché il ceppo linguistico è il medesimo, ma poi ha preso delle, logicamente, ha preso delle diramazioni locali che però io posso apprendere, ma solo nel momento in cui qualcuno mi ha dato una base solida su cui lavorare. Bene, questo video è durato anche troppo, sinceramente avrei voluto farlo durare meno, ma vorrei appunto che foste in grado di scegliere l'insegnante, il corso e l'insegnante più adatto a voi, senza, come dire, senza focalizzarvi su dei falsi pregiudizi. Va bene, io come sempre spero di esservi stata utile, mi raccomando, se il video vi è piaciuto mettete un pollice in su e ci vediamo al prossimo video. Ciao!